Luca Barbari, quello di Porta Aperta a Modena è un osservatorio sicuramente privilegiato per capire anche le tendenze, oltre alle trasformazioni e la geografia della povertà. Qual è l'immagine che si presenta oggi, declinata sul locale rispetto ai dati nazionali? Certo, i dati nazionali hanno presentato una fotografia purtroppo conosciuta. Dopo la crisi finanziaria abbiamo avuto una vera e propria crisi sociale, cioè la crisi che ha riguardato i mercati si è trasformata in perdita di posti di lavoro e conseguentemente impoverimento delle famiglie. E le fasce di popolazione che sono state più colpite sono quelle che appunto le famiglie monoreddito, che per vari motivi si sono trovati o ad avere una riduzione del salario per magari cassa integrazione oppure la perdita proprio del posto di lavoro. All'interno di questa categoria a sua volta c'è le famiglie ancora più colpite che non hanno avuto la possibilità di reagire, non hanno avuto dei sostegni, sono quelle che non hanno reti familiari forti e quindi in particolare gli stranieri presenti sul territorio dove magari lavorava soltanto uno dei due coniugi, oppure le famiglie che per motivi più vari non hanno una rete familiare, una rete relazionale forte, perché magari sono immigrati del meridione che si trovano al nord o per altri motivi. E quindi la situazione, per quanto adesso in questi ultimi mesi l'economia sia ripartita, ci siano dei dati incoraggianti, questo fatto non ha ancora riassorbito tutti diciamo, i posti di lavoro che si sono persi negli anni passati. E questo ovviamente ha comportato problemi, cioè nel senso che i comuni in particolare, prima di tutti i comuni hanno dovuto intervenire su fasce di popolazioni che fino a quel momento non erano diciamo, tra i loro soggetti, tra i loro utenti, tra le fasce di popolazione che venivano sostenute. E tutta la rete del terzo settore, da associazionismo a enti caritativi, si sono dovuti attivare su nuove utenze, nuovi soggetti che si rivolgevano loro, quindi c'è stato sicuramente questo dato. Inoltre la crisi ha oltre ad avere diciamo, portato e allargato la fascia di popolazione che rientra diciamo, nel concetto di povertà assoluta, ha anche allargato notevolmente la forbice delle disuguaglianze e soprattutto quest'ultimo aspetto crea disagio e tensioni sociali fortissime, perché vedere che tu non hai più il lavoro, ti trovi in condizioni di difficoltà e il tuo vicino di casa invece grazie appunto a questa crisi ha fatto degli affari e si è arricchito, ovviamente non è una cosa che fa piacere anche soltanto dal punto di vista psicologico, e quindi è necessario secondo me un forte lavoro sulla coesione, sul tenere insieme le persone, far capire che comunque ci si salva tra virgolette tutti insieme, cioè si è in una collettività, in una comunità, e oggi posso essere io che ho un momento di difficoltà, ma domani può essere qualcun altro, e quindi quando una persona ha bisogno d'aiuto ci deve poter essere qualcuno che la sostiene e gli dà una mano.